In Liguria i positivi al virus sono 5.024, nessun decesso nell'ASL 5 Spezzina nelle ultime 24 ore. Il francescano padre Marco Tasca nominato da Papa Francesco arcivescovo di Genova. Un mese dal crollo del ponte di Albiano Magra, il punto della situazione sul fronte toscano e ligure. Buone notizie sul fronte delle infrastrutture, sempre più vicino il completamento della linea Pontremolese. Quale futuro per gli insegnanti precari? Costituito alla Spezia un comitato per chiedere impegni precisi al governo. Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del TLS Giornale. Apriamo come sempre con l'aggiornamento dei dati per quanto riguarda i contagiati di Covid nel territorio regionale. In Liguria attualmente le persone positive al virus sono 5.024, 37 in meno rispetto a ieri. Gli ospedalizzati sono 563, 19 in meno di ieri, mentre in terapia intensiva ci sono attualmente 46 persone. I clinicamente guariti sono invece 1.848 rispetto alla giornata di ieri, sono 35 in più. I decessi di pazienti Covid-19 positivi salgono quindi a 1.263, 11 più di ieri. Nell'ASL 5 Spezzina una buona notizia, nelle ultime 24 ore infatti non c'è stato alcun decesso. E torneremo a parlare del virus, ma cambiamo per un momento argomento. Papa Francesco ha infatti accettato la rinuncia al governo pastorale dell'Arcidiocesi di Genova, presentata per raggiunti i limiti di età dal cardinale Angelo Bagnasco, e al suo posto ha nominato il francescano padre Marco Tasca, 62 anni, che è stato dal 2007 al 2019 ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. Così Papa Bergoglio ha ufficializzato la successione. Vediamo il servizio di Raffaele Maulella. Sono onorato di comunicare che il Santo Padre Francesco ha nominato come arcivescovo dell'Arcidiocesi il reverendissimo padre Marco Tasca dell'Ordine dei Frati Francescani Minori Conventuali. Il nuovo arcivescovo è nato a Sant'Angelo di Piove di Sacco nel 1957. All'età di 11 anni è entrato nel seminario dei frati e ha ricevuto l'ordinazione presbiterale nel 1983. Ha poi conseguito la licenza in psicologia e teologia pastorale presso la Pontificia Università Salesiana. Dopo alcuni anni, come collaboratore pastorale nella parrocchia di San Giuseppe da Copertino in Roma, è stato rettore del seminario minore e in seguito del maggiore, seminario della provincia italiana dei frati di Sant'Antonio di Padova, svolgendo anche il compito di insegnamento nell'Istituto Teologico di Padova, dopo il servizio di ministro provinciale della medesima provincia, è stato ministro generale dell'ordine per due mandati, fino al 2019. A Sua Eccellenza Monsignor Tasca va il più fraterno e cordiale saluto mio personale, quello del clero, dei membri di vita consacrata, della comunità cristiana e civile. Gli diamo un lieto benvenuto tra noi, con noi e per noi. E ora con gioia leggo la lettera che il nuovo arcivescovo ha inviato alla diocesi. Fratelli e sorelle carissimi, nel giorno in cui viene resa pubblica la notizia della mia elezione a vescovo della Chiesa di Dio che è in Genova, mi rivolgo a voi con le parole di San Francesco: il Signore vi dia pace. È proprio nella pace del risorto che saluto fraternamente il Vescovo Angelo, che fino a questo momento vi ha guidati e condotti sulla via del Vangelo. Insieme a lui saluto il Vescovo Ausiliare Nicolò, i presbiteri, i diaconi,
le religiose e i religiosi, gli operatori pastorali, i catechisti e tutti i fedeli laici della nostra Chiesa particolare. Tutti il Signore benedica e ricolmi della sua grazia. Regione Liguria ha avviato il fondo di garanzia destinato ad attivare attraverso FILS, grazie agli accordi con le banche liguri, l'anticipazione bancaria garantita dalla Regione della Cassa Integrazione. Rispetto alle previsioni di bilancio, il fondo di garanzia è stato più che raddoppiato, dai 700.000 euro previsti a oltre 1,5 milioni. In considerazione questo del cospicuo numero di domande per la Cassa Integrazione già decretate da Regione Liguria e ancora in attesa di liquidazione da parte dell'INPS. Ora più che mai è necessario adattarci anche così a questa nuova situazione per offrire il massimo sostegno possibile a tutto il nostro tessuto commerciale. È il primo commento dell'assessore regionale allo sviluppo economico e al commercio Andrea Benvenuti dopo aver proposto e approvato nell'odierna giunta regionale la delibera che posticipa dal 4 luglio al 1 agosto la data d'inizio dei saldi estivi nel territorio regionale ligure. Questo in considerazione ovviamente della straordinaria situazione di emergenza causata dal contagio dal Covid-19. Siamo contrari nel merito e nel metodo all'ipotesi paventata dalla direttrice socio-sanitaria Massei di realizzare una struttura per pazienti Covid non autosufficienti in una RSA del territorio. Così le segreterie provinciali CGL UIL della Spezia che proseguono dicendo ASL 5 continua a non coinvolgere le organizzazioni sindacali in tutte le scelte organizzative, di fatto una rottura delle relazioni sindacali, quando invece sono mesi che chiediamo un tavolo di confronto. Nel merito è inaccettabile, prosegue la nota, continuare in una strategia che ha causato una strage nelle RSA del paese e in quelle liguri. Non è possibile mischiare pazienti Covid con pazienti che invece non hanno contratto il virus, tanto più in strutture come le RSA che hanno pazienti anziani potenzialmente più a rischio di contagio. Chiediamo ad ASL 5 un incontro in tempi rapidissimi per discutere di questo, della riorganizzazione delle risorse e delle strutture sanitarie per la fase 2 che, come recitano le disposizioni del governo, dovrà prevedere strutture Covid e strutture chiamate Covid free. Su questi temi, inoltre, abbiamo richiesto anche un incontro con il prefetto, conclude la nota. E ora un intervento del consigliere regionale Iuri Michelucci che dice purtroppo la giunta Toti e i suoi rappresentanti territoriali sostengono il commercio quando si tratta di scendere in piazza per chiedere ascolto a Roma, ma quando si tratta di impegnare fondi regionali che ci sono per dare liquidità alle attività liguri fa spallucce. Oggi durante la discussione in consiglio regionale, prosegue il consigliere, la maggioranza di centrodestra ha bocciato l'emendamento in cui chiedevo maggiori risorse con contributi a fondo perduto per esercenti e commercianti che avessero subito perdite di fatturato in questi mesi di chiusura. Prosegue intanto il piano di assunzioni straordinarie di personale sanitario per fronteggiare l'emergenza coronavirus in Liguria. Nell'ultima settimana sono stati assunti ulteriori 45 professionisti per un totale di 664 unità, di cui 223 medici e 204 infermieri, ma anche operatori sociosanitari, tecnici di laboratorio e altre figure indispensabili per complessive 237 unità necessarie per coprire il crescente fabbisogno. Fra gli assunti dall'inizio della pandemia anche 71 specializzandi e 12 tra medici e infermieri in pensione rientrati in servizio. Ne dà notizia il vicepresidente assessore alla sanità Sonia Viale. Consegnato questa mattina nel reparto di terapia intensiva alla Spezia un nuovo letto tecnologico prodotto da Linet Italia. Il materasso terapeutico è di ultima generazione. Il letto è stato donato dai consulenti del lavoro della provincia della Spezia in collaborazione con Valdivara Cinque Terre e il gruppo Borgo Incantato di Bolano.
Voltiamo pagina ad un mese esatto dal crollo del ponte di Albiano Magra. Oggi è stato fatto il punto della situazione delle varie realtà del territorio lunigianese alla presenza anche degli amministratori comunali di Aulla. Vediamo il servizio di Sergio Diofili. Si sono riuniti ad un mese esatto dal crollo del ponte alla vigilia di imminenti decisioni dal punto di vista viabilistico. Assemblea pubblica in modalità protetta questa mattina ad Albiano, proprio davanti all'imbocco del ponte andato giù la mattina dell'8 aprile scorso. Presenti tutte le diverse componenti sociali ed economiche della frazione, commercianti, imprenditori, il sindaco di Aulla e il parroco di Albiano, semplici cittadini. In un momento in cui c'è stato l'isolamento dovuto al coronavirus, ora che le restrizioni si stanno allentando un po', noi ci vediamo prigionieri della viabilità e anche soprattutto per i timori al ripristino delle attività lavorative, perché i lavoratori qui si domandano come potranno uscire da questa situazione se non dopo ore di attesa. Al sindaco Valettini il compito di aggiornare agli albianesi all'indomani della discussione parlamentare in Commissione Trasporti, dove si è parlato della rimozione in tempi brevi delle macerie dall'alveo del fiume, si è dibattuto sulla possibilità di costruire un ponte provvisorio in attesa di quello definitivo e soprattutto si è deciso di giungere quanto prima alla realizzazione delle rampe di collegamento con la rete autostradale. A noi interessa, e l'amministrazione comunale l'ha detto da subito, una rampa di accesso, due rampe di accesso per uscire dall'isolamento. Perché questa è la prima cosa, uscire dall'isolamento. Nessuno è contro soluzioni che da anni non vengono portate avanti. Lo dico perché sono stato in qualche modo poi un po' aggredito dai colleghi dello Spezzino perché io tiravo così per la mia terra. Ma è un mio dovere che io difenda la mia terra. Non solo, ne sono pienamente convinto, perché se là ci sono delle problematicità, qui c'è una emergenza, qui c'è una criticità acuta, perché naturalmente noi abbiamo il 118, abbiamo i servizi di emergenza, abbiamo i servizi di sicurezza, che sono anche i vigili del fuoco, che non vengono da Spezia o da Genova, ma vengono da Aulla, che è il capoluogo. Nell'attesa che qualcosa si muova, questa sera intanto alle 21 gli albianesi accenderanno una candela sulla finestra, a distanza di un mese da quel crollo che solo per un miracolo non si trasformò in tragedia. E parlando sempre della situazione relativa al crollo del ponte di Albiano, il sindaco di Santo Stefano Magra, Paola Sisti, denuncia un poco coinvolgimento del suo territorio nel processo decisionale volto alla ricerca di soluzioni di viabilità alternativa. Vediamo quindi il servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Davide Morina. L'8 aprile scorso crollava il ponte di Albiano Magra, da allora tante riunioni, tante discussioni in Parlamento servono al più presto delle risposte chiare. Sì, servono al più presto delle risposte chiare, come ha sottolineato bene Confindustria con una lettera che ci è giunta anche ai sindaci ieri l'altro, perché appunto è passato un mese e non abbiamo ancora risposte chiare. Ad oggi non esiste un tavolo ufficiale organizzato, ci sono diverse ipotesi, tutte le ipotesi però non stanno arrivando a dei tavoli fatti da politici, ma sicuramente anche da tecnici, che possa dare poi delle risposte concrete, per cui assistiamo a un balletto tra chi vuole le rampe sulla 15, chi le vuole sulla 12, chi vuole il ponte provvisorio e chi invece non lo vuole, e quindi con una grande incertezza che io denuncio obiettivamente. Credo che lunedì ci sia stata una videoconferenza con il Ministero e con SALT nei suoi vertici, dove c'erano i due presidenti di provincia, il sindaco Peracchini e il sindaco di Montignoso, che è presidente della
della provincia di Massa, c'era Vallettini e c'era il sindaco di Podenzana, non siamo stati invitati come sindaci invece liguri. Ora è vero che ci sentiamo rappresentati dal presidente della provincia, è altrettanto vero che mi aspettavo, come peraltro gli ho chiesto, dal presidente della provincia che poi ci informasse su come è andata questa discussione, perché oltretutto una delle ipotesi prevede l'innesto su strade che sono del comune di Santo Stefano. Io sto per inviare una lettera ai presidenti della provincia e a SALT, perché qualunque decisione che tocchi il mio territorio deve vedere coinvolto il mio territorio. È una decisione, tra l'altro, la rampa di uscita su via Renelle sul mio territorio, che io non condivido, perché finisce su una viabilità di campagna che avrebbe bisogno di interventi importanti su un ponte, sull'autostrada della SALT, che deve essere verificato, perché attualmente ci passano 10 macchine al giorno, se pensiamo di farcene passare qualche migliaia è chiaro che io chiedo delle verifiche. Ci siamo anche come amministrazione fatti carico di produrre anche a SALT attraverso dei tecnici che conosciamo, ma quindi senza alcun valore ufficiale, di un piccolo progetto che potrebbe invece anche farci sentire d'accordo sulla 15, ma ad oggi, ripeto, non ci sono tavoli ufficiali. Io questa cosa la denuncio fortemente e credo che se continuiamo così le soluzioni diventeranno sempre più lontane. E rimaniamo ancora a Santo Stefano per fare il punto su come il borgo sta affrontando la situazione di emergenza a causa del coronavirus. Vediamo. Dal punto di vista economico Santo Stefano ha sì del turismo, ma non come chiaramente i borghi, i paesi che si affacciano sulla riviera, quindi forse la ripresa economica sarà ancora più difficile quando si allenteranno le maglie più restrittive delle norme anticoronavirus. Sì, noi non siamo mai stato un paese turistico, anche se io credo che dobbiamo lavorare per questo. Il grande tema prima del Covid era di come spostavamo la massa di persone che arrivavano alle Cinque Terre verso l'entroterra. Ora questo tema non c'è più, nel senso che purtroppo le Cinque Terre sono assolutamente indebolite da questo punto di vista, e credo che però di più occorra fare una discussione su questo tema. Io voglio dire, vengono persone ora anche per la questione del ponte che mi dicono quanto è bello questo borgo, probabilmente Santo Stefano è riconosciuto per la presenza dei container che ci vogliono, ma anche delle bellezze che da un punto di vista turistico possono diventare preziose in un rapporto futuro. Soprattutto noi abbiamo la via Francigena, quindi un tipo di turismo che tra l'altro si adatta benissimo ora col tema del Covid, perché è un turismo di nicchia, poche persone, quindi anche più in qualche maniera controllabile. Detto questo, chiaramente le difficoltà ci sono anche qua per le piccole attività commerciali, mi vengono in mente le parrucchiere, le estetiste, i bar, e noi ci siamo messi a disposizione. Io penso di fare il bilancio entro la fine di maggio, subito dopo fare una variazione, perché lo Stato ci ha dato fortunatamente la possibilità di sospendere il pagamento per quest'anno delle rate dei mutui. Io, in ragione di questo, che diventano delle cifre importanti per questo comune, in accordo naturalmente anche con la minoranza che verrà coinvolta da questo punto di vista, vedremo come poterle aiutare queste attività, che comunque rappresentano un tessuto economico importante, con dei lavoratori dipendenti, oltre che i proprietari che vivono di queste attività. La piccola fortuna nostra, tra virgolette, è che noi siamo in sede di importanti aziende del porto, che è vero ha subito una crisi, ma non così impossibile da gestire rispetto invece ad altre attività. Sono anche convinta che le attività portuali, nel momento in cui riparte tutto, sono quelle che partiranno per prima. Io credo ancora e spero ancora che ci sarà in realtà un nuovo risorgimento, un nuovo rinascimento dopo questo coronavirus, dove tutte le attività interessate potrebbero conoscere una nuova fase di ricchezza. Credo che dobbiamo lavorare per questo.
Il Codacons lancia oggi anche in Liguria la raccolta di preadesioni all'azione collettiva contro la Cina per danni da pandemia, attualmente in fase di preparazione da parte dell'associazione. Alla base dell'iniziativa legale le responsabilità della Cina nella diffusione del Covid-19 per la ritardata comunicazione e trattazione dei casi di contagio registrati, che ha così contribuito certamente a causare la propagazione della malattia insieme ad una ritardata conoscenza e consapevolezza in merito alla stessa. Il raddoppio della Pontremolese è un'opera tanto attesa dal nostro territorio, di cui sembra avvicinarsi la realizzazione. Sentiamo a questo proposito l'onorevole Raffaella Paita di Italia Viva. Il servizio è di Vimal Carlo Gabbiani e Raffaele Maulella. Arrivano buone notizie sul fronte della realizzazione del raddoppio della Pontremolese. C'è un passo avanti infatti nel reperimento dei finanziamenti, però non basta, perché è importante costruire un iter di realizzazione dell'opera che sia privo dei lacci e dei lattuali della burocrazia. Beh, è un passo in avanti, diciamo così. Il contratto di programma di RFI prevede che la Parma Vicofertile sia finanziata per circa 65 milioni. In realtà la cifra che occorre, diciamo, per completare questo tratto sono più o meno 250 milioni. La cosa positiva è che l'amministratore delegato di RFI, cioè Gentile, ha detto che su questo punto ci sarà probabilmente un'integrazione al contratto di programma capace di definire l'intera cifra di cui abbiamo bisogno. Per il nostro porto, per la realtà della Spezia, sarebbe un enorme risultato e sono contenta di condividerlo con tutti, anche perché è un lavoro che abbiamo portato avanti come Commissione Trasporti, della quale io sono capogruppo di Italia Viva. E, giustamente, come lei diceva, c'è poi il tema del come procediamo e dei tempi di realizzazione di queste opere. Per riuscire a realizzare le opere in tempi rapidi ci vuole anche che le istituzioni le seguano con grande pazienza e meticolosità. Noi purtroppo nel nostro territorio abbiamo l'esempio della variante Aurelia, che è ferma da quando praticamente Totti è andato al governo, e anche della bretella Ceparana Santo Stefano, che è stata cancellata da loro, cioè dall'amministrazione di destra, quando sono arrivati al governo della regione. Però è vero che delle regole che possano utilizzare il modello Genova, quindi un modello di forte semplificazione, di forte impulso, possono essere d'aiuto. Due componenti, delle istituzioni che seguano davvero, che abbiano a cuore il territorio, che ce la mettano tutta per cercare di portare a casa i risultati, non è il caso dell'amministrazione di centrodestra, provinciale e regionale, e delle regole che ci consentano di fare presto, di fare bene, di fare con i controlli, però al tempo stesso anche di rispettare una tempistica che consenta a questo paese di ripartire. Quelle regole cambiate che noi abbiamo definito piano shock e sono state scritte proprio da Italia Viva e, diciamo, coordinate con il mio lavoro, ieri sono state presentate al presidente Conte. E torniamo a parlare di coronavirus, perché si è appena conclusa la conferenza stampa in Regione Liguria, dove vengono forniti gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza. Il presidente Giovanni Totti ha parlato delle possibili prossime aperture, mentre l'assessore Sonia Viale si è soffermata sulla volontà da parte di Regione Liguria di utilizzare la terapia del plasma in via sperimentale, in modo da poterla poi utilizzare non appena arriveranno i protocolli. Vediamo un estratto della conferenza stampa. Per quanto riguarda le novità da un punto di vista delle ordinanze e delle aperture, domenica Regione Liguria emetterà una nuova ordinanza che sostituisce quella presente. La stiamo in qualche modo concordando, diciamo, ci stiamo sentendo costantemente con altri governatori in modo tale che sia in qualche modo coordinata e uniforme con ampie zone del Paese. Abbiamo chiesto, come sapete, al Governo di anticipare non solo parecchie aperture, ma anche di
ridare alle regioni la possibilità reale di ordinanze ulteriormente ampliative rispetto a quanto stabilito oggi nel DPCM. Credo che questo avverrà nel corso della settimana prossima e che quindi poi da il lunedì successivo evidentemente le regioni avranno il potere, quindi non questa domenica ma la prossima sarà la vera giornata in cui decideremo come ripartire, e credo che la maggior parte dei locali in quel senso tornerà ad essere aperto se i dati ovviamente lo consentiranno. Però già da domenica ci saranno alcune novità. E fa piacere anche parlare di fase 2 per il sistema sanitario, la ripresa progressiva delle attività in quelle non urgenti, e da lunedì alcuni ambulatori riprenderanno la loro attività, comprese quelle sospese durante il lockdown. Le prestazioni verranno recuperate secondo un ordine di priorità e quindi gli utenti saranno chiamati. E quindi questo, diciamo, è un buon segnale di ripartenza. Ieri sera ho dato, diciamo, la notizia che il nostro sistema è pronto per attivare la banca del plasma. La dottoressa Agostini, che è il direttore dell'unità di medicina trasfusionale del Policlinico San Martino, ha ricevuto oggi tantissime richieste di poter offrire il plasma, e di questo ringraziamo per la generosità delle persone convalescenti. Consegne a casa al viaquartieremio.com. Il sito, ma è disponibile anche l'applicazione, servirà per promuovere le imprese artigiane e gli esercizi commerciali di vicinato della Regione Liguria che effettueranno la consegna a casa o hanno attivato il servizio da asporto. Un progetto di Confesercenti e Confartigianato Liguria in coordinamento con la Regione Liguria. Le imprese artigiane e commerciali potranno iscriversi gratuitamente. Maggio è il mese tradizionalmente dedicato alla Madonna, una tradizione popolare molto sentita. Ascoltiamo a questo proposito il pensiero quotidiano del nostro Vescovo. Sentiamo. Oggi ascoltiamo Maria facendo un grande balzo in avanti negli anni. Ormai Gesù è grande ed è alle nozze di Cana. In quelle nozze nelle quali Maria si accorge che non hanno più vino. Un incidente. In effetti sarebbe stato sgradevole per quei sposi, ma qui c'è molto di più. Tanto c'è l'attenzione della Vergine che non solo viene in aiuto alle nostre difficoltà, ma addirittura ci precede. Ovvero qui non ancora si erano resi conto di questa carenza, non ancora avevano fatto domanda esplicita, o quantomeno avevano posto un interrogativo sul fatto del come risolvere il vino, che già Maria se ne è accorta. Ecco, allora Maria si rivolge a Gesù, ancora una volta la parola è nei confronti del figlio, e ancora una volta Maria precede ciò di cui abbiamo bisogno e ci rivela un cuore aperto, un cuore materno, un cuore capace di vedere anche al di là di quello che noi stessi riusciamo a vedere. Ecco, accogliamola così questa parola, perché è una parola che conforta il nostro cuore. Sappiamo che colei che è madre nel cielo non solo vigila, ascolta, esaudisce, ma addirittura previene. È l'atto di fiducia che noi dobbiamo porre nella madre del Signore, affidata a noi proprio dal Signore dall'alto della croce. La Camera di Commercio Riviere di Liguria, Imperia, La Spezia, Savona avvia la fase 2 dell'emergenza sanitaria ampliando l'offerta di servizi all'utenza. A partire dal lunedì 11 maggio gli sportelli al pubblico dei servizi camerali saranno infatti aperti il lunedì, il martedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì anche al pomeriggio dalle 14 alle 16.30. Il martedì pomeriggio infatti sarà dedicato esclusivamente al servizio di rilascio della firma digitale CNS. E parliamo ora del mondo della scuola. Anche alla Spezia sono molti gli insegnanti precari che attendono il passaggio di ruolo. Nei giorni scorsi nel territorio spezzino alcuni docenti hanno creato un nuovo gruppo con l'obiettivo di ricevere chiarezza sul proprio futuro. Il servizio di Jacopo Cidale.
In provincia della Spezia è nato un nuovo gruppo di insegnanti precari da circa una settimana. È nato appunto questo gruppo. Che cosa chiedete? Innanzitutto questo gruppo è nato spontaneamente per rispondere alla situazione che si sta creando nell'ambito della scuola e legata soprattutto al concorso straordinario previsto per i docenti con più di 3 anni di servizio e che si trovano sostanzialmente in terza fascia. E questo gruppo cerca di portare all'attenzione della comunità in cui vive la problematica del precariato, per renderle partecipi dell'importanza della situazione che si va delineando e soprattutto delle difficoltà che si avranno a settembre nel reclutamento dei precari. Sono richiesti circa 100.000 precari a settembre per sopperire alla mancanza di personale nella scuola. Ecco, in questi giorni è stato proprio annunciato un concorso per questi insegnanti precari, però le modalità non sono ancora chiare e soprattutto non sono chiari i tempi. Allo Stato questo concorsi per l'assunzione di personale docente, cui uno ordinario e l'altro straordinario. Quello straordinario sarà rivolto a docenti con precari con almeno 3 anni di servizio, di cui uno specifico sulla materia per la quale si vuole concorrere. È stato voluto questo concorso dalla Ministra e dal Ministero, nonostante il parere contrario del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e nonostante le proposte dei sindacati che proponevano, vista anche la situazione emergenziale in cui si trova, l'assunzione di precari con 3 anni di servizio direttamente dalle graduatorie di istituto. Per il concorso straordinario è previsto un test a crocette a tempo, con il quale si vorrebbero selezionare i docenti meritevoli. L'approvazione del concorso è discussa in questi giorni al Senato, dove ci si sta chiedendo se sia costituzionale assumere i precari con più di 3 anni di servizio dalle graduatorie di istituto. Noi ci stiamo chiedendo se invece sia costituzionale sfruttare per 3 o più anni i lavoratori senza assumerli. Ci stiamo chiedendo se lavorare per 3 o più anni nella scuola non sia già un'abilitazione. Si stanno accusando i precari di voler approfittare di una situazione di emergenza per sottrarsi ad un concorso, rigirando di fatto la realtà in cui la parte lesa sono loro, i lavoratori laureati, e non lo Stato. Parliamo ancora di scuole, infatti un altro concreto passo in avanti è stato compiuto verso la realizzazione della nuova scuola Poggi Carducci di Sarzana. Agenzia regionale Ligure Infrastrutture Recupero Energia ha pubblicato come concordato la procedura aperta per l'affidamento del servizio di redazione del progetto definitivo ed esecutivo con opzione per il progetto riguardante il secondo lotto. E come ogni venerdì torna puntuale la nota settimanale di Riccardo Sottanis. Vediamola. Il settore turistico, non v'è dubbio, è tra i più colpiti dalla pandemia da coronavirus. Le imprese turistiche hanno visto sfumare in pochi mesi i progetti avviati dopo anni di duro lavoro. Ma nonostante tutto gli operatori non si arrendono e sono pronti a ripartire non appena la situazione lo consentirà. Interessante a questo proposito l'iniziativa lanciata in questi giorni dall'associazione Cinque Terre Un Comune. Il turismo nelle Cinque Terre, dicono, non si deve arrendere, anzi deve rilanciare per programmare quella ripartenza che consentirà al territorio di fare da apripista per la ripresa dell'intero settore. Tutti dicono che nulla sarà come prima, ma non è detto che sarà peggio di come eravamo, è il commento dell'associazione. Vedete, ancora lo scorso anno si parlava di numero chiuso per evitare che le cinque perle del nostro territorio fossero soffocate da un turismo di massa. Discordanti erano allora le soluzioni prospettate per arrivare a quel progetto. Imprenditori e amministratori si erano subito divisi su quell'idea proposta sulla scia del progetto Venezia. Poi è bastato un virus per cancellare tutto, mandare in fumo i progetti di chi in questi anni ha investito tanto su quel territorio e assestare un duro colpo all'occupazione. L'associazione Cinque Terre Un Comune non si arrende e lancia alcune sue proposte, sicuramente condivisibili. La domanda turistica cambierà, il turista valuterà le offerte sulla base di nuovi criteri come la sostenibilità ambientale, l'affidabilità delle strutture in termini di salubrità, sicurezza degli spazi e servizi.
Per questo è necessario ripensare molte cose, attuando quei progetti finora rimasti nel cassetto, come ad esempio nuovi ed efficienti depuratori, sentieri percorribili e recupero del territorio, con il finanziamento da parte del parco dei caratteristici muretti a secco. Un territorio noto in tutto il mondo deve saper ritrovare le linee guida per la sua stessa salvaguardia. Solo mantenendo quelle caratteristiche che hanno lanciato le Cinque Terre nel mondo si potrà sperare di superare questo momento drammatico e ripartire con ritrovata energia. E parlando delle Cinque Terre non si può non ricordare la Via dell'Amore, il cui progetto di messa in sicurezza sembra finito nei meandri della burocrazia, nonostante ci siano già i finanziamenti. Questo è il momento di agire per farci trovare pronti quando gli effetti disastrosi della pandemia, ci auguriamo, consentiranno una ripresa turistica a tutti gli effetti. Oggi è la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il giorno in cui 192 anni fa nacque il fondatore Henry Dunant. Quest'anno l'anniversario cade durante un'emergenza che ha visto impegnati ogni giorno anche nel territorio spezzino centinaia di volontari della Croce Rossa, dal servizio di soccorso in ambulanza fino alla consegna a domicilio di spesa e farmaci, per non dimenticare all'aiuto di numerose famiglie in difficoltà economica. Per celebrare il loro impegno, i giovani della Croce Rossa della Spezia hanno realizzato un video musicale, un modo per evadere, almeno per un momento, dalle difficoltà dell'emergenza che stiamo vivendo, ricordando sempre l'importanza di continuare a rispettare le regole anti-contagio. E di Mezzaluna Rossa. Noi festeggeremo con il nostro beat. Fallo anche te e festeggia con noi con il tuo beat. Questo è il nostro beat. Condividete e mettete mi piace. In conclusione vi ricordo che i programmi di Teleliguria Sud sono consultabili alla pagina 150 del nostro televideo, mentre alla pagina 400 sarà possibile consultare la programmazione relativa al giorno successivo della scuola in TV. La scuola in TV è in onda rispettivamente sui locali 171 di Luna TV e 274 di Ecclesia per La Spezia. Per quanto riguarda invece Massa Carrara, i canali sono il 605 e il 656. Per questa edizione è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo a cura di Limet, il centro meteo della Liguria. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Una buona serata a tutti da Paolo Bolino. Vediamo le previsioni per sabato 9 maggio in Liguria. Alta pressione in lenta attenuazione, fino a domenica molte nubi, ma piogge solo locali e transitorie. Marcato peggioramento invece nella giornata di lunedì 11 maggio con piogge anche di forte intensità. Ma andiamo nel dettaglio sulle previsioni per domani, quindi sabato 9 maggio. Al mattino cielo da sereno a velato su tutta la regione. Nel pomeriggio velature in ulteriore inspessimento, specie a ponente, in estensione poi al resto della regione in serata. Non si prevedono precipitazioni. Ventilazione moderata in prevalenza da sud-est, mare da poco mosso a mosso, temperature pressoché stazionarie. Lungo le coste prevediamo minime tra 12 e 15 gradi, massime tra 19 e 23 gradi. Nelle zone interne minime tra 4 e 11 gradi, massime tra 17 e 22 gradi. Se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.centrometeoligure.com e non dimenticate di scaricare la nostra app di Limet.